Giuseppe Vatinno, Storia naturale del tempo, l'effetto Einstein e la teoria della relatività. Armando Editore. Paradossi. La relatività, per sua stessa natura di contrarietà al senso comune, è un campo ricco di paradossi. Alcuni sono solo conseguenze assolutamente non intuitive della teoria stessa, ad esempio quelli dei gemelli e del saltatore che verranno esposti per primi, mentre altri sono veri e propri paradossi del nonno e dello scrittore pittore, nel senso di ragionamenti logicamente corretti che però portano a contraddizioni. Per quanto riguarda la relatività e le sue conseguenze, i paradossi che sorgono si possono dividere, per comodità espositiva, in paradossi della conoscenza, paradosso dello scrittore Daffini, e in paradossi della coerenza, paradosso del nonno e Daffini. Per i primi pare che una certa conoscenza necessaria per realizzare un quadro, un libro, un progetto nasca letteralmente dal nulla, mentre per i secondi pare che il solo fatto di spostarsi nel passato provochi problemi di alterazione del futuro che impedirebbero lo spostamento stesso.